Ciao ragazze e ciao ragazzi, anche questa settimana questo video in collaborazione con alcune cartopazze e nell'info box troverai tutti i link al loro video e al loro canale. Questa collaborazione è nata sempre dal solito gruppo su Facebook e anche di quello troverai il link in info box. E questa settimana però il video non sarà un video sulla decorazione ma sarà un video tag. Questo video tag è composto da 7 domande più una e l'ha ideato Rugiada75 e anche di questo video troverai ovviamente tutto in infobox. Questo video tag, come avete letto dal titolo, riguarda la mia prima agenda. Eccola qui, questa è la mia prima agenda, la mia prima e per ora unica agenda, è un autunno di qualche anno fa. E ora iniziamo col video tag. Sono venuta a conoscenza di questo mondo su YouTube, infatti girovagando su YouTube ho visto per caso un video sulla decorazione e dopodiché sono andata su Facebook e ho cercato alcuni gruppi, tra cui quello appunto delle cartopazze. La mia prima agenda in assoluto è stata appunto questa Thun che ho trovato ai saldi di qualche anno fa appunto nel negozio Thun. L'ho acquistata in base appunto a questa farfalla perché a me piacciono molto le farfalle e poi anche perché mi sembrava un ottimo acquisto. Direi di sì, perché mi sono trovata bene, infatti ce l'ho da probabilmente 2 o 3 anni e la trovo fantastica. Questa agenda, essendo la prima, l'ho destinata a un uso generale, infatti c'è sia la mia sezione settimanale con gli impegni, YouTube, password, eccetera. Tutto quello insomma che mi può servire, infatti la porto sempre in borsa. Allora, in agenda semplicemente qui metto quando capita alcuni sticker, se mi interessa mettere, salvabuchi, o dei bigliettini da visita, molto semplicemente. Poi nella prima parte ho la visione mensile con tutti gli impegni fissi mensili, tipo i compleanni, gli anniversari, se voglio ricordare un avvenimento particolare ogni anno, lo metto qui. Quindi lo utilizzo semplicemente per ricordare le date più importanti, tipo anche la data per i vaccini vari, eccetera, eccetera. Poi ho la sezione con tutta la settimana, che di solito decoro, quando ho tempo, quando voglio far uscire un video. Poi ho la sezione con il web, dove tengo traccia di tutti i siti di mio interesse, di mio maggiore interesse. Poi ho la sezione con le password, dove ovviamente tengo tutte le mie password. La sezione di YouTube, tutto quello che riguarda appunto YouTube, il canale, eccetera, eccetera. Poi ho la sezione con il to-do, semplicemente, dove scrivo, annoto le cose da fare, quindi di solito lista della spesa o quello che devo comprare, quello. Poi la sezione delle note, dove ho le cose sì che devo fare ma che rimangono più fisse, tipo liste particolari, eccetera. Poi ho semplicemente la sezione della rubrica, l'ultima sezione è quella dei pensieri, in cui scrivo determinati pensieri oppure anche delle frasi di film, di libri che mi piacciono in maniera particolare. Altra agenda al momento, però mi piacerebbe prendere una della Kiki Kay, quella nera e dorato, e poi anche la Filofax, se riesco a trovarla, la Molden, quella mi piace molto. Invece vorrei taggare tutti quelli che hanno voglia di realizzare questo tipo di video. Spero, come al solito, che questo video vi sia piaciuto. Se vi va, unitevi a noi e lasciandomi un commento sotto, oppure un messaggio su YouTube, oppure su Facebook, come volete. Ovviamente tutti i link relativi li trovate in info box. E se vi va, lasciatemi un commento sotto e andate a vedere anche il video delle altre cartopazze. Ci vediamo al prossimo. Ciao!